Io volevo adesso, se Pietro mi dà il permesso di non dargli subito la parola, volevo invece coinvolgere, volevo far parlare Maria Spitale, che non vedo nello schermo, ma chiedo a Federico Mercuri, che nel frattempo ringrazio perché sta aiutando, io non sarei assolutamente in grado di gestire questa diretta. Se mi fa vedere Maria Spitale, che non la vedo più. Eccola. Eccola, Maria Spitale è raccontata da Yolanda Bufalini come una condottiera, una segretaria storica della sezione Gramsci, che però anziché raccontare le sue gesta così in solitaria, ha detto no, vogliamo, anzi, hai creato un evento, mi pare, hai messo insieme un po' di persone per dare a Yolanda l'idea di che cos'era. Questa sezione Gramsci è andata così o l'ho capita male? No, no, è che non avrei parlato volentieri, non mi andava di parlarne perché comunque anche oggi parlare con voi mi subisco una sorta di emozione che mi impedisce di, cioè, a parte mi ritorna in mente tutto e Visto anche... Maria, ho iniziato io malissimo, per cui Sì, ho sei stata iniziato. pessima, ma sei stata bravissima, devo dire È andata così, mi è scappata. che... E quando Yolanda poi ha insistito, io le ho proposto appunto di coinvolgere la sezione perché nella mia sezione, nella sezione Gramsci, non c'era un segretario o una segretaria, eravamo un gruppo. E questo gruppo in qualche modo poi si è perso, però ci ritroviamo sempre perché poi i nomi girano, ci ritroviamo, ci sentiamo. E ci siamo incontrate così nel parco famoso, che per noi è un parco famoso, ci abbiamo messo 25 anni per farlo realizzare, che è il parco di Via Meta. E quindi abbiamo incontrato lì Yolanda, che ha interrogato, che ha fatto parlare tutti i compagni, tutti quelli che c'erano. Poi Yolanda mi è venuta in mente che ne ho dimenticati tantissimo, adesso si sta ricreando una sorta di rubrica telefonica per cui Vabbè, facciamo il secondo episodio, dai. faremo il secondo episodio, ma quando finisce il Covid, Quando finisce il Covid facciamo una io grande. mi sto impegnando, ho fatto la prima vaccinazione, la seconda la farò a metà aprile, quindi speriamo che finisca presto. Raccontaci un poco di questa sezione Gramsci. Guarda, era una sezione bellissima, io ci sono entrata per caso perché casa mia, dove abitavo io, mi affacciavo e c'era un odore cattivo, c'era uno spurgo di una fabbrica. E quindi io cercavo un comitato di quartiere che non c'era in quel quartiere lì. Poi io ero una lettrice di Paese Sera, non ero una lettrice dell'unità in quel periodo. Mi dissero che c'era questa sezione Gramsci, che era un posto... Non so se avete presente la Tiburtina, com'era tantissimi anni fa. E c'era questa casetta abbandonata vicino a un meccanico, era una grande stanza. E io andai lì per dire: guardate, c'è questo problema, chi mi aiuta? Ma detto, ti aiutiamo noi. Ti aiutiamo noi. E il giorno dopo stavamo tutti a diffondere l'unità. Era una sezione piena di ragazzi. Il più bravo di questi ragazzi purtroppo non c'è più, è morto ed era Giacomo Innocenti, è stato il mio primo segretario. Era proprio un ragazzino, Giacomo, studiava moltissimo, aveva un'umanità indicibile, ma era intelligente, sapeva capire le persone e sapeva dove voleva andare. Quando lui non ha fatto più, mi dispiace se parlo un attimo di lui. No. Quando lui ha smesso di fare attività politica in sezione, non ha smesso di fare attività politica, lui è andato a lavorare, allora era la circoscrizione, era un sociologo, era un maestro e poi si è laureato in sociologia e ha lavorato tanto e lavorava con i diseredati, direi, con i carcerati, con i tossicodipendenti, con tutto quello che c'era di
di triste in quella, e se n'è andato giovanissimo, è morto di infarto una mattina senza salutarci, senza darci la possibilità di salutarlo. E però c'erano tanti giovani assieme a lui, c'era Giulio che Yolanda ha conosciuto, che è un napoletano fantastico, ancora è napoletano nella sua vita, anche se a Napoli credo non abbia vissuto mai, e la sua voglia di fare teatro, il teatro di Caterina Martinelli è opera di Giulio Fellaci, eh? Tutti ci abbiamo messo le mani, ma Giulio è stato, cioè, ci siamo anche scontrati alcune volte con lui, però lui andava avanti come un treno e poi stavamo tutti dietro a lui. E la cosa bella di quel teatro, in quelle case popolari, che erano di un degrado che voi non avete idea, e venne Gaslini a suonare. E quindi noi, come si dice, che cosa volevi di più? In un quartiere che era un quartiere, che era un quartiere strano, perché c'erano i poverissimi, c'erano gli operai e c'era il ceto medio, no? Era un quartiere, adesso non ci sono più gli operai sulla Tiburtina, c'è solo il ceto medio o i poverissimi. E quella sezione ha fatto tante cose, ma tante cose nel senso che mi ricordo ci si incontrava la mattina e si finiva la sera tardi, quando era il sabato e la domenica. Poi ciascuno di noi lavorava, chiaramente, o studiava o faceva altre cose. E poi c'è stato un periodo meraviglioso, quello dei fuorisede. I fuorisede che scoprimmo nel quartiere, e gli abbiamo detto: che cosa volete fare? E con loro abbiamo fatto il parco. Perché? Perché erano tutti studenti di architettura, perché erano bravi, perché erano... E poi e questa sezione si riempì, ma tanta gente, ragazzi, quanti giovani, era bellissimo, perché questi giovani si sono sposati tra di loro, qualcuno si è lasciato, ma molti ancora stanno assieme. Ed era una comunità, era un vivere assieme. Voi mi dite, ma cosa c'era di comunista in tutto questo? Io non so cosa c'era di comunista, c'era il Partito Comunista, però. C'era il Partito Comunista con cui condividevamo le cose, in cui fare le manifestazioni, come dici tu, stavamo sempre in piazza, c'era sempre qualcosa da fare, no? Il divorzio e l'aborto, va bene, grazie ai radicali, io non finirò mai di ringraziarli, e però il mazzo che ci siamo fatti noi, come si dice a Roma, è stato notevole, eh? scale, porte che si aprivano, caffè che abbiamo preso, non si finiva mai. Io queste cose le ricordo con nostalgia, sì, scusatemi, ma io un po' di nostalgia ce l'ho, ma nostalgia perché secondo me avremmo potuto fare quello che ha fatto Occhetto in un modo diverso. Non buttare, non escludere. E ogni tanto, non so se vi capita di sentire quello che è diventato lo storico più famoso del mondo e che sta a Rai 3 tutti i giorni all'ora di pranzo, Paolo Mieli. Soltanto a dire PC credo che gli venga la nausea. E quando parla del periodo della svolta della Bolognina, parla di questa cosa come se appunto fosse necessario lasciare via una parte di quella storia, perché quella storia era insignificante rispetto al futuro che si voleva fare. E io l'ho vissuta male. Ancora oggi mi fa male parlarne. Comunque grazie di aver avuto questa occasione. Ciao Livia, che piacere rivederti.